di Bersani. Vedo e ringrazio, collegato con noi da Milano, sui Navigli mi sembra di capire, vero? Buongiorno a Matteo Salvini, eccolo qui, segretario della Lega. Ma secondo te io lo posso... Buongiorno. Allora, buongiorno. Salvini, io le faccio la domanda che le faccio sempre e lei mi risponde sempre di no, ma io continuo a fargliela. È lei il leader del nuovo centrodestra? Non c'è un nuovo centrodestra e quindi... Io sono contento di aver ridato fiducia e speranza a tantissime persone, perché portare in piazza Duomo a Milano 100.000 italiani non è da tutti i giorni che hanno ritrovato la voglia di partecipare, e sono stanche, sono pacifiche, democratiche. In 100.000 hanno sfilato per Milano senza una carta per terra, senza una vetrina rotta, senza un poliziotto aggredito. Però non ne possono più, non ne possono più, perché l'emergenza è la disoccupazione, è il lavoro. Poi uno oggi legge della legge elettorale, delle unioni gay, degli 80 euro alle mamme. Sì, non benissimo. Le piacciono gli 80 euro alle mamme? No, faccio due piccolissime osservazioni. Renzi è il segretario del PD e quindi dice che nel 2015 darà il bonus bebè alle nuove mamme. Sì. Il bonus bebè c'era nella regione Friuli Venezia Giulia, introdotto da noi, è stato tolto dalla vice segretaria del PD, Deborah Serracchiani, quest'anno, a luglio. Quindi invito il segretario e il vice segretario a mettersi d'accordo. Vabbè, non c'erano soldi, adesso non va bene, ma a livello nazionale va bene. Detto questo, noi abbiamo presentato, offrendo un'opposizione costruttiva, a marzo una proposta di legge che si può approvare domani mattina con gli stessi costi degli 80 euro per fare, secondo me, qualcosa di più utile alle mamme e ai papà, ovvero sì, avere l'asilo nido gratuito come in Francia, perché a Milano un posto all'asilo nido costa 600 euro, non 80 euro, e quindi si può fare, spendendo la stessa cifra, non dando soldi a tutti, rendere gratuito l'asilo nido, che sarebbe sì un vero aiuto a chi oggi è a casa e dice io un figlio non me lo posso permettere perché lavoro a tempo determinato, perché ho la partita IVA. Quindi gli 80 euro oggi alle neomamme, domani li prometterà a chi sta perdendo i capelli, a chi si chiama Filippo. Però ci sono questi 80 euro, sono nella legge finanziaria. Ho capito. A raccattare voti con gli 80 euro, a chi ha gli occhi azzurri, a chi zoppica, a chi ha i proprietari di cani, a chi testa una cacca. Non è che un paese si può portare avanti andando dalla DURS regalando gli 80 euro a chi mi viene in mente di fare. Intanto comunque non sono